La nostra attenzione questa sera vuole essere rivolta al cuore di Cristo, al cuore palpitante di amore per gli uomini, egli mandato dal Padre, sceso su questa terra, e nel cuore di Cristo c'è il palpito di Dio, ma c'è anche il palpito dell'uomo. Vogliamo guardare Gesù questa sera, vero Dio e vero uomo, Dio con noi, egli cammina con noi, egli ci ha preso in sé, ha fatto di noi il suo corpo, la sua umanità, questa umanità che aveva un cuore vecchio, un cuore incapace di comprendere, di amare, di servire Dio, ha ricevuto un cuore nuovo. Gesù è il cuore nuovo dell'umanità. L'umanità con il cuore di Cristo può comprendere Dio, può amare Dio, può servire Dio. Imparate da me, dici tu Gesù, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Signore, vogliamo guardare a te, cuore mite ed umile, perché questo è il cuore che piace al Padre. Non è tanto il cuore coraggioso, il cuore baldanzoso, il cuore che osa, il cuore che compie portenti, ma il cuore umile e mite. È questo cuore che tu ci mostri, questo volto del tuo cuore, e ci dici: imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Ecco, fratelli, il Signore ci addite il suo cuore. Siamo nel mese del cuore di Gesù e vogliamo guardare al cuore di Gesù perché il nostro cuore sia simile al suo, mite ed umile. Gesù non ci addita altre prerogative del suo cuore, che è pure un cuore ricchissimo, di ogni ricchezza che si nomina sul cielo e sulla terra, ma tutte queste ricchezze egli ci mostra l'umiltà e la mitezza, e vuole che noi guardiamo a lui e imitiamo lui proprio nella mitezza e nell'umiltà. Egli guardò l'umiltà della sua serva, per questo tutte le generazioni mi chiameranno beata. Su chi volgerò lo sguardo? Sugli umili, sì, contriti di cuore. Questa è la via, l'unica via, per piacere a Dio, ed è dall'umile che egli trae la sua lode. Signore, questa sera noi vogliamo, col cuore mite ed umile, cantare la tua lode, perché è dal cuore umile e mite che nasce la lode a te gradita. Lode e gloria a te, Signore. Sente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Egli fa sparire i carri di Efraim e i cavalli di Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle genti, e il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Signore, questo canto di Zaccaria che tu hai indicato ci introduce il nostro re, mite, che cavalca un asino, il figlio di asina,
egli è umile e mite. Egli proclama le beatitudini e dice beati i miti di cuore, perché possederanno la terra. O Gesù, tu cavalchi un puledro, figlio d'asina, e vieni umile in mezzo a noi. Questo è il figlio di Dio, e a questo tu ci inviti, o Gesù. Tu siedi in mezzo a noi, non nello splendore della tua grandezza, ma nell'umiltà della tua natura umana. Ti sei dato un cuore di uomo, per avere un cuore simile al nostro. Ti sei dato una veste umana, per essere simile a noi, ed è nella natura umana, nella pochezza della natura umana, che tu ci inviti a lodare Dio. Signore Gesù, siedi in mezzo a noi e fa che noi siamo mite ed umili di cuore, come sei tu. Dacci un cuore uguale al tuo. Fa, o Signore, che noi possiamo lodarti, perché dall'umile e dai lattanti, dai piccoli, tu costruisci la tua lode. Lode e gloria a te, Signore. Siracide 3. Figlio, nella tua attività sii umile, sarai amato dall'uomo gradito a Dio. Quanto più sei grande, tanto più umiliati, così troverai grazia davanti al Signore, perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. Non cercare le cose troppo difficili per te, non indagare le cose per te troppo grandi, ma da quelle che ti è stato comandato, poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose. Un cuore ostinato cadrà nel male, e chi ama le cose grandi in esso si perderà. Un cuore ostinato sarà oppresso da panni. La sventura non guarisce il superbo, perché la pianta del male si è radicata in lui. Una mente saggia medita le parabole, un orecchio attento e quando desidera il saggio. Signore, tu ci raccomandi l'umiltà, proprio qui tu ci dici che è dagli umili che sei glorificato. Tu dici non amate le cose alte. E a questo risponde Paolo ai Romani quando dice non abbiate una opinione troppo alta di voi stessi, abbracciate le cose umili. Signore, tu ci raccomandi l'umiltà, proprio l'umiltà del cuore. Egli guardò l'umiltà della sua ancella. Per queste tutte le generazioni mi chiameranno beata. Questa sera, Signore, vogliamo scendere nelle profondità del tuo cuore, Gesù, umiliato e contrito. Vogliamo scendere nel tuo cuore, nel cuore di nostra madre, perché è nel cuore dell'umile che tu abiti, Dio. Signore, vogliamo imparare da te questa sera a non volere avere una stima troppo alta di noi e a preferire le cose umili, come ci dice l'Apostolo. Signore, insegnaci la via della saggezza, che non si inorgoglisce il nostro cuore e non cerchi cose grandi, superiori a se stesso, ma ci compiacciamo delle cose umili, perché sta scritto, chi si umilia sarà esaltato,
chi si esalta sarà umiliato. Lode in gloria a te, Signore. No, c'è poi un po' di confusione, perché tanta parola di Dio è stata data. Cerchiamo di non confonderci davanti alla parola di Dio, ma meditiamola dentro il nostro cuore. C'è stata una parola data. Voi siete orgogliosi. Forse è la verità, oh Signore, che è stata così coperta, ma che tu vuoi che noi la mettiamo davanti ai nostri occhi. Forse siamo orgogliosi e non accettiamo quello che tu ci vai dicendo. Signore, vogliamo leggere questo testo dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 12. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, ma piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte. Piegatevi invece a quelle umili. Non fate un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. E non fatevi giustizia da voi stessi, o carissimi, ma lasciate fare l'ira all'ira divina, per quanto sta in voi, vivete in pace con tutti. Signore, tu vuoi che nell'umiltà noi ridimensioniamo noi stessi, viviamo in pace con tutti, gioiamo con chi gioisce, piangiamo con chi piange, nell'umiltà ci accorgiamo del fratello che ci sta accanto, ci mettiamo vicino a lui in modo da non distaccarci da lui. Signore, ti chiediamo questa sera che questa tua parola che ci invita all'umiltà, questa tua parola che ci mette davanti te, che umiliarsi te stesso fino alla morte di croce, e per questo fosse esaltato al di sopra dei cieli, davanti a te, noi davanti a questo sublime esempio di umiltà, noi ci chiniamo e impariamo ad essere umili, modesti, poveri, a stare per terra come nostra madre. Lode e gloria a te, Signore. Siamo umiliati sotto la tua potente mano. Signore, non vogliamo inorgoglirci, perché tu disprezzi il superbo, e soltanto dall'umile trai la tua gloria. Ecco, in questo momento io penso a quel gesto che tu facesti quando prendesti un bambino, lo mettessi davanti a tutti e diceste: se non vi farete come questo bambino, non entrerete mai. Signore, se non ci facciamo come un bambino, non entreremo mai nella mentalità tua, non entreremo mai nel regno dei cieli. Ti benedico, Padre, tu giorno diceste, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai dolci di questo mondo, e le rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Tu, Signore, ami gli umili, ami i bambini. Oggi sono entrati qui tanti bambini che si preparano così alla comunione. Sono entrati tanti bambini
e siedere qui in mezzo a noi, anche questo è un segno per noi, tra che noi adulti guardiamo i bambini per imitare i bambini, tra che noi non scegliamo il primo posto, ma l'ultimo posto. Tu un giorno diceste, quando sei invitato a tavola, non scegliere il primo posto, perché potrebbe venire il padrone e dirti, amico, c'è uno più ragguardevole di te, cedi il posto, e tu te ne andrai più giù con vergogna di te stesso davanti ai convitati. Ma quando sei invitato a tavola, scegli l'ultimo posto, casomai verrà il padrone a dirti, ma più in alto, vai ai primi posti. Signore, per quanto sei in noi, dobbiamo fare come facesti tu, che scegliesti l'ultimo posto, ma che anche noi scegliamo l'ultimo posto quando siamo invitati a mensa. Il tuo cuore riposa su di noi, Signore, tu posaste gli occhi sulla vedovella, povera, umile, perché i tuoi occhi erano attirati proprio da quella vedovella, fa che i tuoi occhi questa sera si posano su di noi, ma ti chiediamo, Signore, di essere poveri ed umili, di essere miti di cuore, di stare all'ultimo posto, perché così possiamo attirare il tuo sguardo ed essere graditi a te. Lode e gloria a te, Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero a Gesù dei Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono dicendo, Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza. Allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza. E stesse ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella resurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterà la donna? Poiché in 7 l'hanno avuto come moglie. Rispose loro Gesù, non siete voi forse in errore? Dal momento che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Quando risusciteranno dei morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli dei cieli. A riguardo poi dei morti, che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del rovetto, come Dio gli parlò dicendo, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. Parola del Signore. No. Ci propone 2 letture interessanti per noi. Non possiamo fermarci su tutte e 2 le letture, però qualche cosa vogliamo pure accennare nei riguardi della prima lettura. Ci sono dei risvolti che tante volte noi ignoriamo. Ecco questa serva che lancia un improperio, lancia una maledizione alla sua padrona. Non posso avere figli. Di fronte a questa maledizione,
la povera Sara non ricorre a controfatture, non ricorre ad altri espedienti, ma piega le ginocchia e prega il Signore. Il Signore ascolta la sua preghiera e la slega da Asmodeo, il demonio che lega le donne, perché non possono avere figli nel matrimonio o non possono avere neanche mariti. E la preghiera che vince qualsiasi legatura, fattura, improperio, maledizione, perché Dio sta con gli umili e non permette che l'umile che viene oltraggiato sia così preda di qualsiasi persona che lanci improperi e maledizioni. E poi è la preghiera che scioglie ogni male, perché il cuore di Dio viene incontro a chi si umilia davanti a Lui, a chi implora misericordia, a chi implora il suo intervento. L'angelo Raffaele viene e scioglie Sara da Asmodeo che la teneva legata. Questo ho voluto dire per ribadire a tutti che la preghiera dell'umile è ascoltata da Dio e non ci sono maledizioni, fatture, legature che possono resistere alla preghiera fatta con umiltà, perché Dio è superiore a tutti e Dio interviene, ascolta l'umile che prega. Per cui fate ricorso alla preghiera, voi che vi sentite legati, maledetti, che sentite quasi una iattura sulla vostra vita, ricorrete alla preghiera umile e costante e Dio vi ascolterà. Sulla seconda lettura si possono fare tante considerazioni. Questi sadducei, che erano in gran parte così persone colte, la maggior parte dei sacerdoti apparteneva ai sadducei ed erano razionalisti, miscredenti, pure avendo in mano le scritture. Può succedere questo? Gesù infatti rimprovera questi sadducei, gran parte sacerdoti, i quali non credevano alla potenza di Dio e non conoscevano le scritture. Può venire questo? Che proprio quelli che dovrebbero riconoscere la potenza di Dio e comprendere le scritture sono proprio quelli che ignorano le scritture e non credono alla potenza di Dio. Gesù appunto rimprovera questi sadducei, miscredenti, razionalisti, pur essendo della classe sacerdotale, perché non conoscono la potenza di Dio e pur avendo le scritture in mano, ignorano le scritture. Quante volte noi ignoriamo le scritture? Perché le scritture vengono aperte da chi è umile. L'umile soltanto può comprendere il mistero di Dio. Sono sempre attuali le parole di Gesù. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai piccoli, ai grandi e superbi di questo mondo e le rivelate ai piccoli. E allora questi sadducei credevano di mettere in imbarazzo Gesù e gli dicono, essi che non credevano alla risurrezione, non credevano alla verità, non credevano ai nomi, come avviene oggi, perché come allora anche oggi la risurrezione viene negata da alcuni, anche di quelli che credono di avere in mano le scritture
e di essere dalla parte di Dio. Bene, per mettere in difficoltà Gesù, narrano questo apologo. Ecco, c'erano sette fratelli, i quali sposarono una donna. Infatti la donna sposa il primo, non ha discendenza. Secondo la legge del Levirato, il fratello deve sposare la vedova, perché così è, diceva la legge, per avere una discendenza. E così il secondo fratello sposa la donna, ma muore. Il terzo fratello sposa la medesima donna e muore anche lui. E così il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, era una donna tremenda che faceva piazza pulita di tutti. Ma alla fine anche lei dovette morire. Adesso andiamo, ecco, voglio mettere in difficoltà Gesù nella resurrezione. Se veramente tu ammetti che ci sia la resurrezione, di chi è questa donna? Del primo, del secondo, del terzo, del quarto? Gesù avrebbe potuto rispondere: e cosa piglia una di Cristo? Invece Gesù risponde: non ne capite nulla, non ne capite nulla, né della potenza di Dio, né delle scritture, non ne capite nulla. Non credete che Dio possa risuscitare i morti? E poi cosa dice la scrittura? Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dunque di Abramo, Isacco e Giacobbe sono dei vivi, se Dio è Dio di Abramo, non del tuo Abramo, di Abramo, tuttora vivente, di Isacco e di Giacobbe. Il nostro Dio non è il Dio dei morti, è il Dio dei vivi. Per cui tutto quello che voi dite è un inganno. E conclude Gesù: il nostro Dio è un Dio non dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore, negando la resurrezione dei morti. È importante questa pagina per noi, perché oggi ci sono quelli i quali negano la resurrezione dei morti. Andate per il mondo e vedete se ci sono tanti che credono ancora alla resurrezione. Tanti miscredenti non credono, tanti che la sanno più lunga credono alla reincarnazione, non alla resurrezione, mentre dette nelle scritture è stabilito che un uomo viva una sola volta e dopo che muore una sola volta il giudizio, lo dice la scrittura. Dunque questa reincarnazione a cui il 25% dei cattolici aderisce, perché la televisione ne parla, tutti questi 25% dei cattolici, dei quali alcuni carismatici, sono in grande errore, perché la resurrezione dei morti è il dogma fondamentale della nostra fede. Perché se Cristo non è risorto, non c'è resurrezione dei morti. E se non c'è resurrezione dei morti, che ci stiamo a fare noi? Siamo degli illusi. Siamo degli illusi, crediamo a Pampaluca, meglio godersi questa vita. E invece noi siamo gli uomini della speranza, perché crediamo nel futuro, crediamo nella resurrezione dei morti, nella retribuzione che Dio farà del bene e del male a coloro che hanno vissuto bene o male in questa vita. Per cui dobbiamo ribadire oggi davanti a quelli che negano, dubitano,
che la resurrezione c'è. Perché se noi con Cristo formiamo una cosa sola, se Cristo è risorto, anche i morti risorgono come Lui. Perché dove il capo, ivi anche siede la membra, e se il capo è risorto, anche le membre risorgeranno. E allora, fratelli e sorelle, noi teniamo questa verità, ed è a questa verità che dobbiamo attenerci per poter moderare bene la nostra vita e ordinarla in vista dell'eternità, in vista della resurrezione dei morti. Gesù parla a quelli che saranno creduti degni della resurrezione. Ecco, non tutti saranno creduti degni della resurrezione, ma certamente i giusti risorgeranno. Ci sarà anche la resurrezione degli empi, però i giusti andranno alla vita eterna, mentre i cattivi andranno alla condanna eterna. Questa è la verità. Amen. Il Signore Gesù è il principio della creazione nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: venga il tuo regno, o Signore. Ti sei nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio. Guidaci con il tuo spirito, perché non solo con la parola, ma con le opere della vita possiamo renderti testimonianza e così entrare nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Si benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.